che cavolo. Ok, vai. Riprendiamo la rassegna stampa facendo vedere un vecchio numero della bella rivista Left, una rivista di sinistra. Non faremo vedere molte cose perché poi i fatti hanno dimostrato in maniera intangibile. Però con un nome inglese. Esattamente. Tanto per far gradire al padrone. Al padrone. Allora, il comportamento di Tsipras è quello che noi abbiamo previsto e quindi non c'è nulla da aggiungere. Però bisogna aggiungere questa bella cosa, qui ci sono dei soliti pseudo intellettuali che fanno le manifestazioni per Tsipras e qui abbiamo una cosa bella, l'economista Udry che ragiona come ragionano questi della sinistra, dice come procuratore D'Amelio, a meglio sono della stessa razza. L'economista Udry: una prima mossa potrebbe essere nazionalizzare alcune imprese come il Lotto. Quindi la sinistra vede solo il Lotto. La sinistra non c'è altro da nazionalizzare in Grecia, cioè c'è solo da nazionalizzare il Lotto. Va bene, cari amici? Ma guarda, Udry, noi il giorno che... No, allora ti... No, rimango colpito dalla bassezza, credo, guarda, proprio di una inimmaginabile, perché allora, non ce n'è mai arrivato. Guarda. Allora, come narrano le cronache, quando Garibaldi si stava avvicinando a Palermo, no, quando si stava avvicinando a Napoli, siamo ovviamente, forse qualcuno lo sa, nell'ambito della spedizione dei Mille, tutta la stampa non ci ricordavamo mai che dov'era il luogo di incontro con Vittorio Emanuele II. Sì. Teano che a due passi da Garigliano. Certo. Allora, e da Gaeta, tutta roba lì. Certo. Perché lì è stato fermato, poi certo. Si sono inventati questa storia. Sì, sì, sì. Molto, molto inventata. No, molto, totalmente inventata. Certo. Allora, quando Garibaldi si avvicinava a Napoli, la stampa codina anti-garibaldina andava scrivendo che lui era un filibustiere, però siccome la parola filibustiere non era conosciuta dai napoletani e i favorevoli alla spedizione di Garibaldi dicevano che voleva dire figlio o postiere, allora siccome il postiere era quello che gestiva il lotto, Garibaldi fu accolto a braccia aperte. È vero. Questo l'ha scritto un grande storico italiano. Fu accolto a braccia aperte a Napoli perché avevano fatto credere che avrebbe aumentato il numero del lotto, hai capito? Dei negozi del lotto. Allora, qui è la stessa cosa. Questo intellettuale di sinistra. Intellettuale, vabbè, insomma. Chiamiamolo quello che vuoi. Non esageriamo. Chiamiamolo quello che vuoi. È un intellettuale. È uno comunista. Udry. Dice, nazionalizzate il lotto. Ma va a nazionalizzare il buco del culo di tua madre. Che forse, ci ricavi di più. E poi dica, Udry. Lo dico proprio a te. L'altra cosa molto divertente, quando si parla di classe dirigente, abbiamo qui una donna eccezionale. Chi è? Poi lo saprai. Questa effettivamente, fossero tutte che le donne... Io, dopo lo scandalo... Charlotte Casiraghi? Anne Sinclair, no. Anne Sinclair, ex Strauss-Kahn. Me cazzo. Allora, sai chi è? Dico, c'ha tre nomi, uno più infame dell'altro, Dio li fa e li accoppia. E poi li accoppia. Qualcuno poi li divide, ovviamente. Sì, ogni tanto sì, secondo l'opportunità. Siccome per queste persone è il dio denaro, è chiaro che la divisione avviene sempre in termini, dal punto di vista monetario, molto chiari. È vero, caro Papa? Allora, eredità, televisione e potere, 1948. Chi è questo signore? Pochi la conoscono. Anne Elise Schwarz Sinclair, da quando il padre nel 49
adotta il cognome usato nella Resistenza. Questa gente adotta sempre degli altri cognomi. Allora ci ricordiamo ad esempio Rebecca, Dorotea, Angela, Merkel. Sì, vabbè. Rebecca Dorotea. No, Rebecca Dorotea, Angela Kustner. Kestner. Oppure diciamo un noto scrittore italiano, notissimo, uno storico, Mieli. Comunque il cognome è Merrill. Nato ad Alessandria d'Egitto. Esattamente. Oppure ed amico dei maggiori influenti personaggi del nazismo. Esattamente. Di quell'area lì del nazismo. Certo. E poi abbiamo ad esempio Augias, che tutti credono essere sardo. Invece no. No, è di sempre di quelle parti lì, di quelle parti di Mieli, capito? E allora, eredità, televisione e potere. Ma guardo un po' queste persone, no? Come. Oppure Gard Lerner, il cognome è sempre quello. Che si è. Ha preso la cittadinanza italiana solo 3 o 4 anni fa. Esattamente. Ma perché evidentemente gli serviva per qualcosa. Esattamente. Perché lui avere una è pensione. Cittadino israeliano. Esattamente. Gard Lerner. Beh, anche cosa. E si fa i cazzi nostri da sempre. Anche cosa, anche quello che criticava la camorra. Saviano, anche Saviano, cittadino israeliano. Certo, Saviano, che fa il grande censore della mafia, che gli hanno detto, ma tu dove cazzo sei stato? Di qui non ti abbiamo mai visto. Esatto. A fare le interviste, a Scansia, sì. il parroco di Scansia ha detto, ma tu dove le informazioni lì? Dove cazzo l'hai presa? Di qui non ti abbiamo mai visto. E doveva essere castrato. Io se fossi stato alla Camorra l'avrei già castrato, posto che non lo sia. 1948, nasce a New York il 15 luglio da Joseph Robert Schwartz e Micheline Nanette Rosenberg, ebrei francesi rifugiati negli USA. Il nonno è il gallerista Paul Rosenberg. Si dice niente il cognome Rosenberg, di un certo tale che fu impiccato a Norimberga, no? Sì. Era il parente scomodo. Allora, questi cognomi, anche Franca, c'è stato un Franca che è stato ugualmente impiccato a Norimberga. Sono i parenti scomodi. 1972 si laurea in diritto all'Institut d'études politiques di Parigi e l'anno dopo comincia la sua carriera giornalistica alla Radio Europa 1. Andiamo avanti, 1976 si sposa con il giornalista Ivan Lavai, di cui ha due figli, David ed Elie, 1984, eccetera. 2012 pubblica il libro 21 rue de la Boétie, in italiano edito da Stira, ma lo si può comprare, è importantissimo ovviamente, sulla storia della sua famiglia e crea l'edizione francese di Huffington Post. Ricordatelo bene, Huffington Post. 2013. Ricordiamoci sempre che l'Espresso è un'emanazione. Esatto. Quindi ricordiamo anche da che parte sta, da che parte è diretto e anche da che parte a chi deve rendere conto. 2013, a seguito dello scandalo a sfondo sessuale che ha coinvolto il marito, l'anno prima a New York si separa. Seconda separazione, perché la prima separazione è avvenuta quando lei ha conosciuto un povero uomo, un uomo onesto, integerrimo, soprattutto molto casto, e il quale gli ha proposto appunto di sposarlo in seconde nozze nel 1991. Il marito appunto si chiama Dominique Strauss-Kahn, un autentico Casaro. Questo è proprio un cognome da Cazzaro, non Cazzaro, è Cazzaro. Can significa duce. Signore, capo, duce. Capo, soprattutto capo, ma è anche signore. È l'equivalente del signore delle nostre signorie del Cinque. Sì. 2014, Rue de la Boétie esce anche negli USA, Sinclair,
che mantiene la direzione di Huffington Post France, riprende a lavorare alla radio TF1, conduce ogni sabato mattina un programma di grandi interviste. Ecco quindi come questa donna magnifica, che si è fatta ovviamente da sola, con le proprie forze, capito, viene esaltata da questo periodico che è il giornale di Repubblica. Che fa parte sempre dello stesso gruppo. Che fa parte sempre dello stesso gruppo, ovviamente. Abbiamo finito, c'è qui una frase dell'ultimo, di uno degli ultimi numeri di Il Venerdì di Repubblica. No, aspetta, si sposa con Ivan Levy. L'ho detto prima. Levy. L'ho detto prima. È tutto letto. Loro si sposano ovviamente secondo la loro religione, è chiaro, no? Guai a cambiare di religione. Allora, i cattolici fra cattolici, gli ebrei fra ebrei. Bernard, Henri, Levy. Eccolo qui che è stato intervistato da lei, grande intellettuale francese. Questo è il numero 1392 del 21 novembre 2014. La ricetta del successo, qui c'è una cosa interessante ed è questa. Si chiama Antonio Di Collina, è un commentatore, è smart card. La ricetta del successo, mescolate bene Friends e Fonzi. E allora qui siamo nel pieno della regia che ha messo in onda Matteo Renzi, ed è appunto Friends e Fonzi. E adesso veniamo però finalmente a un attore, a un autore che a noi piace moltissimo perché è veramente al di fuori delle righe, e si tratta del grande, grandissimo Alejandro Jodorowsky. Eccolo qui. Un genio misconosciuto come tutti i geni. Esattamente. I veri geni. Alcune dichiarazioni molto interessanti. Ci limitiamo ad una piccola riproduzione di alcune cose. Jodorowsky è in Italia per presentare il film La danza delle realtà, storia della sua infanzia, come sempre raccontata in modo onirico e visionario. Tratta dall'autobiografia che ha pubblicato nel 2004. Erano 23 anni che non faceva un film, non aveva i soldi, spiega, perché l'arte non interessa a nessuno, dice. E infatti, anche se l'ha presentato a Cannes nel 2013, non se l'è cagato, la danza della realtà in molti paesi non è ancora uscito. E mi pare ovvio, cari amici. E questo è quando racconti la verità. Distribuire un film è una guerra. Siamo colonizzati dagli americani, va bene? L'abbiamo detto anche noi stamattina. Esatto. L'hanno confermato quelli della Guardia di Finanza. Allora, per Jodorowsky, che si sente come Davide contro Golia, i distributori della Garabombo hanno inventato un tour italiano di proiezioni accompagnate da una performance teatrale del regista. Cazzo. Che non ha lasciato tracce comunque nei media, alla radio, alla televisione. Noi non lo sapevamo, infatti. Oggi, dice lui, oggi la vera guerra è quella contro l'arte e la poesia, dice appena cominciamo a parlare. Ma io non mi arrendo, ha 84 anni, cari amici. Un grande. Anche il mio prossimo film racconterà di un bambino che scopre la poesia, cioè il linguaggio della bellezza interiore. Ho visto un film italiano che mi ha incantato, La grande bellezza. Quello, secondo i canoni, a me non è piaciuto no, molto. No, è un infame. Però secondo i canoni artistici di Jodorowsky, capisco perfettamente che a lui può essere piaciuto. Sì. Dal punto di vista formale, perfetto, ma descrive un mondo che muore. Bravo. Allora, domanda, non è così? Non stiamo morendo, stiamo nascendo, ci stiamo trasformando. Certo, si soffre. Perché il mondo non cambia in un istante, ci vogliono anima e bellezza, e i giovani hanno bisogno di poesia. È per questo che faccio film come La danza della realtà. La poesia in senso lato, la poesia nella visione della vita, certamente. Non la poesia scritta e basta. Sì, da un poeta. Un poeta è sempre uno che vede la poeticamente la vita. Bravo, esatto. Anche se è un pessimista alla Carducci. No, non è tanto pessimista Carducci. Alla Leopardi. Ah, Leopardi, sì. Oh,
Alfieri sì, però. Concludiamo, sì, ma era un pessimista, era quello che Craxi diceva, il pessimismo della ragione, sì. Ma l'ottimismo della volontà, sì, ce l'aveva Alfieri, sì, perché no, sennò non si legava, certo, per alla sedia, certo, ecco. Lo so. Oh, l'ultima battuta è quella che ci interessa di più e con questo noi chiudiamo questa nostra intervista. Lei l'ha risarcita nel film, le donne sono i personaggi più evoluti e spirituali. Lui ha parlato della madre che era maltrattata, ma per lui era sicuramente la donna più spirituale del suo ambito familiare, che non era sicuramente uno dei migliori. L'uomo oggi, questa è la risposta di Khodorkovsky, il quale è un esempio di autentica saggezza. L'uomo oggi è interessato solo al denaro e al potere. E ha bisogno della donna perché lei conserva una verità spirituale che lui ha perduto. Le sue parole ricordano quelle di Papa Francesco. Cosa pensa di questo pontefice? Io volevo arrivare qui. Glielo dico con le carte. Tira fuori dalla tasca i suoi tarocchi e sceglie il Papa e la Papessa. Quindi lui va sempre in giro con i tarocchi. Ricordiamoci che ogni tanto lui è reperibile in un bistrò parigino a Montmartre, dove sta lì seduto e legge i tarocchi alle persone che glielo chiedono, presumo gratuitamente. La Chiesa è un'istituzione commerciale, politica e milionaria che sta vivendo un momento difficile. Guarda, se lo dice lui, noi l'abbiamo sempre perfettamente detto, d'accordo. Ma se lo dice Khodorkovsky, è vero, è verità di fede, assoluta verità di fede proprio. Ha bisogno di rinnovarsi. I paesi in cui ha più fedeli sono l'America Latina e la Spagna. Era necessario avere un pontefice che parlasse spagnolo. Così hanno eletto Bergoglio. Attenzione, lui recita il ruolo del poliziotto buono che dice quello che vuole. Sembra un eroe. È una goccia di saggezza ogni parola, proprio. Ma è solo pubblicità. Chiude così, che deve dire la persona? Io non vedo nessun rinnovamento. Ci sarà un vero cambiamento solo quando ci sarà una papessa. E con vero, questo, cari amici, chiudiamo. Vero. Però, siccome lui ha parlato di papessa, Giovanna Nona, in sì, realtà ha fatto veramente molto per il Papa. Ma dubbio, io sono convinto ha che cambiato, le donne... Ma guarda cosa fanno le donne, guarda. Tu vai a vedere se effettivamente si vede. Qui si vede la razza umana salvata da Cicciolina, guarda. Cicciolina che porta la razza umana in paradiso, che scende sulla terra e porta la razza umana in paradiso. Ciao Cicciolina! Troppo bella! Cicciolina, noi ti metteremo assieme... Santa Cicciolina! Santa Cicciolina assieme al grandio primo. Santa Cicciolina lubrificata. Sempre lubrificata. Devo stare molto attenti con Cicciolina. Ti capito? E come raccontava un noto attore pornografico che a suo tempo avevano pensato bene di fare una certa operazione di un film con Cicciolina, e questo lo racconta, io non dico niente, e siccome Cicciolina con un'altra sua amica si erano ampiamente lubrificate, quella lubrificazione che loro avevano fatto avevano indotto, è vero, quei due notoriamente ben dotati a non poter avere la loro prestazione grazie alla lubrificazione di Cicciolina e della sua amica. Quindi questo è il degno finale di quello che abbiamo detto prima. Cari amici, vogliateci bene e soprattutto fatevi intervistare dalla Sinclair e avrete un grande successo internazionale. Ecco qua, eccola qui. Fatevi intervistare dalla Sinclair. Sempre so long. Sempre long. So long vuol dire lungo così, eh.